Buonasera Cristina, grazie per la tua disponibilità a effettuare questa intervista. Per noi come Team Pair Work è molto importante poterci confrontare con l'ente nazionale di riferimento, INAIL, sulla tematica dello stress lavoro correlato e dei rischi psicosociali in questa fase così delicata come quella che stiamo attraversando. Nell'ambito delle vostre attività di ricerca, quali sono i principali rischi psicosociali che avete riscontrato in questa fase di emergenza Covid? Buonasera e grazie a te dell'opportunità. Per rispondere alla domanda bisogna per prima cosa considerare i principali aspetti che caratterizzano l'attuale fase di emergenza e quindi il ritorno al lavoro e la convivenza con il virus, l'adozione di misure organizzative di prevenzione e protezione per il contenimento del rischio contagio, che in molti casi hanno un impatto proprio sull'organizzazione e gestione del lavoro. Il mantenimento in molti casi di modalità di lavoro a distanza attraverso le modalità di smart working per l'emergenza, che in alcuni casi riguarda proprio l'intera settimana. In questo stato di emergenza, quindi, la prevenzione dello stress lavoro correlato richiede una capacità di analisi e anticipazione dei cambiamenti avvenuti nell'organizzazione e gestione del lavoro, che possono costituire dei fattori di rischio psicosociale, a conseguenza proprio delle misure di contenimento del rischio contagio che sono attuate dalle aziende in questo momento, ma anche vanno considerati i potenziali impatti psicologici che possono essere legati alla ripresa delle attività lavorative, in riferimento sia alla percezione del rischio contagio, ma anche alla messa a punto delle misure di prevenzione e protezione per arginare il rischio. Tra i principali aspetti su cui è necessario porre attenzione troviamo quindi innanzitutto i cambiamenti dovuti all'introduzione delle misure organizzative e di contenimento del rischio contagio, quindi pensiamo agli orari, ai ruoli, ai turni, ma anche a compiti e attività che sono cambiati in questo periodo e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per alcuni lavoratori che prima non li utilizzavano. Troviamo poi anche il rischio di isolamento e la percezione di mancanza di supporto da parte dei colleghi e dei superiori in qualche caso, soprattutto nelle modalità di lavoro a distanza, anche che riguardano a volte tutta quanta la settimana. Troviamo anche l'adattamento a nuove modalità di svolgimento dell'attività lavorativa rispetto alla prassi normale del lavoro, che possono portare a una difficoltà di adattamento e anche a delle resistenze iniziali. Un altro aspetto da considerare è sicuramente il ridimensionamento del personale o comunque la minore presenza di lavoratori sui luoghi di lavoro per il lavoro a distanza. Infine, un aspetto su cui anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità si è molto soffermato è la paura crescente e la potenziale emergenza di fenomeni di stigma sociale, che sono proprio dovuti al rischio contagio. L'attenzione a tali fenomeni è fondamentale soprattutto perché possono portare a comportamenti negativi, controproducenti nei lavoratori. Per esempio, possiamo pensare a comportamenti come nascondere eventuali sintomi di malessere, oppure ritardare la ricerca di cure, rifiutare di utilizzare alcune misure di contenimento del rischio e deteriorare il clima organizzativo e i rapporti tra colleghi che possono essere basati sul sospetto. Abbiamo sottolineato quanto sia importante che le organizzazioni mettano in atto delle azioni di contenimento, di gestione dei rischi psicosociali anche in questa fase di emergenza. E effettivamente numerose realtà ci hanno chiesto interventi formativi, webinar, sportelli di supporto psicologico, coaching. Ma quali sono, secondo te, le azioni più strategiche che le aziende e le organizzazioni possono mettere in atto in questa fase? In questa fase di emergenza, in attesa dei giusti tempi di programmazione e attuazione di un aggiornamento della valutazione dei rischi connessi con lo stress lavoro correlato, che possa restituire una fotografia dei rischi specifici e quindi delle aziende, degli interventi da attuare nelle aziende, è necessario anticipare e identificare i potenziali impatti dei cambiamenti introdotti che possono avere un impatto sullo stress lavoro correlato e quindi adottare da subito le azioni di prevenzione e contenimento più adeguate attraverso un approccio partecipativo che coinvolga tutte le figure della prevenzione, ma anche integrato rispetto agli altri rischi per la salute e sicurezza sul lavoro. Le azioni per la gestione dei rischi psicosociali e degli impatti psicologici legati all'emergenza possono riguardare diversi ambiti e dovranno essere modulate alle specificità delle realtà.
Pertanto troviamo in linea anche con le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità alcuni suggerimenti che possono riguardare, ad esempio, interventi nell'area dell'informazione e comunicazione. In questo periodo è fondamentale favorire la circolazione di informazioni corrette e verificate, anche diffondendo guide informative per la tutela dei lavoratori provenienti da istituzioni e organi competenti. Accrescere il livello di consapevolezza sull'importanza di comunicare i sintomi e sulle misure specifiche di prevenzione e protezione adottate dall'azienda. Favorire anche il supporto e il coinvolgimento, e quindi interventi in quest'area possono riguardare il fatto di favorire le forme di supporto a distanza, innanzitutto chiarire gli obiettivi e le attività, ma anche definire delle riunioni cadenzate di aggiornamento da remoto con i responsabili. Fornire inoltre una comunicazione tempestiva, chiara e aggiornata, soprattutto per quelle informazioni che riguardano le specifiche attività lavorative dei singoli. Inoltre è fondamentale anche istituire mo dei momenti e delle modalità di confronto e feedback con i responsabili, ma anche favorire il lavoro in team, che è più difficile in quelle situazioni di lavoro a distanza o in cui è necessario mantenere le distanze sul luogo di lavoro. Il supporto tra colleghi. Rispetto ad altre aree, abbiamo per esempio l'area della formazione e dell'assistenza tecnica. È fondamentale in questo periodo fornire una formazione specifica in caso di cambiamenti di attività, istruzioni operative o relativa anche agli strumenti tecnologici, ai software, alle piattaforme e agli strumenti di modalità di condivisione social da utilizzare per l'attività da remoto. Inoltre è fondamentale dare un'assistenza tecnica anche a distanza per l'utilizzo degli strumenti da remoto. Un'altra area importante riguarda il monitoraggio e il supporto individuale. Bisogna riconoscere quelle attività o professionalità a maggiore rischio contagio ed è importante riconoscerne il carico fisico e mentale aggiuntivo di stress dovuto all'esposizione all'emergenza e prevedere quindi delle azioni di monitoraggio e di prevenzione anche in raccordo con le figure della prevenzione. E a questo proposito è anche necessario favorire la divulgazione dei servizi di supporto psicologico individuale e collettivo, sia se disponibili interni, ma anche attivati a livello regionale e nazionale dalle principali istituzioni. Sì, sono assolutamente d'accordo, il coinvolgimento, la partecipazione sono sempre fondamentali, a maggior ragione in un momento come quello che stiamo vivendo. Quindi mi sembra di capire che ancora una volta è importante il mantenimento delle azioni nei confronti di gruppi omogenei. Sicuramente bisognerà mantenere le azioni anche in relazione ai gruppi omogenei, anche considerando che proprio in quei gruppi in cui è già stata fatta la valutazione sono avvenuti cambiamenti organizzativi e quindi effettuare delle azioni che sono relative proprio al gruppo e vadano poi anche in maniera trasversale a toccare tutta l'organizzazione. In questo contesto di emergenza sicuramente quello che emerge è anche la necessità però di interventi di supporto individuale e psicologico, come abbiamo visto, che possono favorire la prevenzione dello stress lavoro correlato in quelle situazioni maggiormente a rischio. Quando è arrivata l'emergenza Covid, molti nostri clienti, partner, avevano iniziato la valutazione dello stress e il processo si è interrotto. Il Covid ha in qualche modo impattato tutto il nostro mondo, anche quello del lavoro. E mi chiedo quali siano i suggerimenti di INAIL sulla gestione delle valutazioni dello stress lavoro correlato, anche in base all'impatto che questo ha sui dati oggettivi, per esempio del 2020, quali saranno le tempistiche, anche i nuovi strumenti in seguito a questa emergenza. Sì, dunque l'INAIL fornisce alle aziende una metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato che attraverso approcci scientifici solidi e strumenti validati permette alle aziende di adottare un percorso di identificazione e gestione dei rischi specifici presenti in azienda e di individuare gli interventi di miglioramento più adatti ed efficaci attraverso un approccio partecipativo. È un percorso multifase che richiede un giusto tempo d'attuazione, sin dai primi step di preparazione fino ad arrivare al completamento della fase di intervento, ma anche alla verifica di efficacia degli interventi. Secondo l'articolo 29 del decreto 8108 e successive modifiche e integrazioni,
La valutazione dei rischi deve essere aggiornata in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della prevenzione o della protezione. A seconda delle diverse situazioni, è sicuramente necessario programmare una rivalutazione con i giusti tempi, considerato che chi è già in una fase di valutazione avanzata o sta iniziando una valutazione non deve stoppare necessariamente le attività che possono continuare, ma può riprogrammare un follow-up e un monitoraggio, a conclusione dell'anno in corso che ha avuto delle particolarità. Va però tuttavia riportato un aggiornamento rispetto agli aspetti di organizzazione e gestione del lavoro modificati che abbiano evidenza e possano avere un impatto sullo stress lavoro correlato, identificando chiaramente, come abbiamo detto, le misure di prevenzione che vi sono associate. Questa cosa va fatta e può essere fatta in raccordo con le figure della prevenzione, confrontandosi sui cambiamenti che in molti casi saranno verificabili, perché, come abbiamo detto, riguardano aspetti di organizzazione del lavoro verificabili, come i turni di lavoro, l'orario, le attività, le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, ma spesso anche aspetti legati all'ambiente e al contesto in cui si lavora. Per esempio, stiamo approfondendo la parte relativa allo smart working in questo periodo per vedere proprio quali aspetti di organizzazione e gestione del lavoro, anche legati al non stare a svolgere un'attività non in ufficio, ma propriamente da un altro luogo, possono avere impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori e sugli aspetti di natura psicosociale. In seguito all'emergenza Covid, cambierà qualcosa nelle indicazioni metodologiche INAIL sulla valutazione e la gestione del rischio stress lavoro correlato? Questa è una domanda importante proprio perché prima citavi quanto sia cambiato il mondo del lavoro in seguito a questa emergenza, allo smart working, il tecnostress. Cosa cambierà? La metodologia di base rimane la stessa, perché di fatto offre un percorso metodologico per basi basato su un approccio partecipativo e strumenti che includono gli aspetti generali di contesto e contenuto del lavoro, che in letteratura è dimostrato che abbiano un impatto sullo stress e che vengono declinati all'interno delle diverse organizzazioni. Sono proprio molti di questi aspetti, già inclusi, che stanno subendo dei cambiamenti, come abbiamo visto, a seguito del Rischio contagio delle misure che sono state attuate per contenerlo. tuttavia Sia la natura modulare del percorso metodologico consente consente di di applicare integrare altri altri strumenti in maniera integrativa integrativa, come che anche stiamo già facendo facendo, in altri per contesti specifici. Pensiamo esempio alla sperimentazione che fino all'inizio dell'emergenza stavamo conducendo nel settore sanitario, dove sono stati proprio identificati aspetti specifici legati all'attività. Alle attività lavorative diverse. E questo ci permetterà di suggerire degli strumenti integrativi. ovviamente Considerato che gli strumenti che noi forniamo sono sono il frutto di un'attività di ricerca per dare che delle solide evidenze richiede i giusti tempi. Anche relativamente allo smart working bisognerà fare come stiamo facendo, raccogliere dati, vedere le evidenze e capire quali sono gli aspetti su cui si possono dare suggerimenti e strumenti integrativi. Sicuramente si farà anche una riflessione e si daranno delle indicazioni sull'interpretazione degli eventi sentinella per l'anno 2020, che data la straordinarietà del periodo, in alcuni casi avranno dei trend trend, passati basta pensare alle assenze per malattia, alle ferie non e godute e anche agli stessi infortuni. Relativamente alla ne valutazione, colgo l'occasione tra l'altro per dire che che gli eventi di sentinella 2020, quindi relativi a quest'anno in corso, saranno apprezzabili soltanto alla fine dell'anno, anno concluso, quindi quindi verranno comunque inclusi ricondotti nelle valutazioni che saranno pianificate per il successivo anno. Prima citavi il settore sanitario, che sicuramente è stato uno tra i più colpiti dall'emergenza Covid. Ci sono delle iniziative specifiche che INAIL ha messo in atto per questo settore? Sì, gli operatori sanitari, come giustamente hai detto, sono tra i lavoratori a maggior rischio di esposizione al virus e il loro impegno in prima linea nell'emergenza li ha esposti e li espone tuttora a un crescente sovraccarico operativo, ma anche emotivo, dovuto a cambiamenti drastici intervenuti nelle condizioni organizzative, relazionali, ambientali, psicologiche, ma anche nella loro vita privata.
Già a partire dalla fase 1, la condizione di emergenza affrontata in prima linea dal personale sanitario ha reso necessario fornire degli interventi di gestione delle situazioni di stress e di prevenzione del burnout immediati e finalizzati al supporto individuale e al sostegno psicologico. Questo per dotare gli operatori di strumenti e di strategie di fronteggiamento adatte e adeguate alla situazione. Quindi INAIL, in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi, già in fase 1 ha promosso un'iniziativa finalizzata proprio ad incentivare il supporto e il sostegno psicologico degli operatori sanitari attraverso la diffusione di indicazioni procedurali e strumenti utili per l'attivazione di servizi e interventi individuali sul territorio. L'oggetto della procedura è stato proprio promuovere l'attivazione a livello locale di task force di psicologi nelle strutture sanitarie che garantivano l'erogazione del servizio di supporto e sostegno psicologico e psicosociale rivolto proprio agli operatori sanitari, che erano il target della procedura. L'obiettivo dei servizi di supporto attivati nelle strutture sanitarie è quello di ascoltare i bisogni e rispondere alle possibili problematiche di ordine psicologico che possono insorgere negli operatori sanitari nel corso delle attività svolte in situazioni di emergenza, anche attraverso l'utilizzo di strumenti operativi e diagnostici. Dal lancio della procedura, avvenuto ad aprile 2020, attraverso una ricognizione di livello nazionale, è emerso che molte aziende sanitarie hanno attivato i servizi oppure hanno raccordato servizi già esistenti in base alle indicazioni definite nella procedura. Ci hanno anche contattato per raccontarci la loro esperienza e chiedere maggiori informazioni e supporto. Molti hanno anche adottato gli strumenti di supporto suggeriti, quale ad esempio la scheda di triage psicologico per i colloqui telefonici. La raccolta dei dati attraverso questi strumenti operativi, permette in previsione anche un monitoraggio di secondo livello che sarà dedicato sia alle modalità di implementazione della procedura a livello territoriale, quindi a verificarne l'efficacia, la solidità e a migliorarla, ma anche alla raccolta di elementi informativi e dati sulle attività di sostegno psicologico erogate dal Servizio Sanitario Nazionale. Tale monitoraggio quindi è finalizzato sia all'ottimizzazione degli strumenti, ma anche a identificare delle modalità standard di intervento che sarà possibile utilizzare in futuro in casi di emergenza oppure in situazioni di complessità. Grazie. Cristina, io ti ringrazio sentitamente, ci tenevo davvero molto a effettuare questa intervista perché abbiamo riscontrato, insomma, in questo periodo che sicuramente c'è stata molta attenzione al rischio fisico per la salute, rischi economici, professionali, però forse i rischi psicosociali non sono stati sufficientemente presi in considerazione in alcuni casi e spero davvero che questa intervista possa offrire un orientamento e delle linee guida sui tecnici, i manager, chi si occupa di salute e benessere organizzativo. Ringrazio sia te che tutto il tuo team. Grazie a Volevi te, aggiungere grazie del qualcosa? tempo, grazie anche del tempo dedicato a questa tematica che rimane di importanza rilevante nei luoghi di lavoro. Grazie. Cristina, a presto allora. Ciao, a presto.